Ragazzi? Ragazzi? Oh, tornano? Sono tornati? No. Tutti in postazione, tutti in postazione. Vado sopra. Ciao a tutti ragazzi e bentornati! Siamo ancora qui dispersi nell'isola degli youtubers. Ancora non abbiamo notizie dei nostri amici. Abbiamo costruito questa fantastica casa. Io mi sono stancato di mangiare questi ragni al caramello. Hanno un sapore decisamente orribile, mamma mia. Mi sono stancato anche di bere l'acqua del mare, sporca, non mi piace. Ah, che fantastica casa. Ciao Kendall. E ci si è spento anche il fuoco. Sono tempi duri per la vita qui sull'isola. Ok, oggi ci sono veramente tantissime cose da fare, ragazzi. Dobbiamo procurarci la legna, dobbiamo procurarci il cibo. Allora, vedo già Mark che sta andando a prendere degli alberi. Kendall col suo pappagallo, che presto me lo mangerò, sta andando in ricognizione. Steph e Fere stanno invece facendo le cose che ci serviranno per la casa. Allora, direi di andare a recuperare anch'io della legna. Anche se... mamma mia, mi fa un sacco paura questa foresta, ragazzi. Allora, devo prendere, ecco, delle erbacce, perché mi servono queste fibre e queste canne da zucchero, perché mi devo fare le cerbottane assolutamente. Mi faccio una super cerbottana, così se quei maledetti indigeni vengono a rompermi ancora le scatole, gli farò vedere io. Allora, facciamoci una cerbottana. Com'è che si faceva? Cerbottana, ok, così, quindi... una fibra, canne da zucchero secca, ed ecco qui, ho creato la mia cerbottana, guardate che bello. Adesso potrei tirare un dardo. Oh cavolo. Ehi squalo, guarda, una cerbottana. Devo rubargli quel pappagallo. Vieni qui pappagallino, vieni da me, vieni, ti do un semino, tieni, ti do un semino. Guardate che bella la nostra casa, ragazzi, sta venendo perfetta. È quasi bello essere qui sull'isola degli youtuber. Ecco, la chiamerò l'isola degli youtubers. Ah, che posto magico. Allora, vediamo come stanno procedendo qui le cose. Vediamo, potremmo fare delle altre difese comunque alla nostra casina, eh. Barricate in legno. Mi piace, vado a prendere un po' di legno. Proviamo a tirare un dardo avvelenato contro Kendall. 3, 2, 1. Non mi ha visto. Sempre io i lavori più difficili, eh. Mi sono stancato di mangiare questi insetti, non ne posso più. Anche quest'acqua avvelenata, mamma mia. Ok, stiamo creando un fossato. Bene, perfetto. Allora, vediamo, io volevo fare... delle barricate in legno, vediamo come funzionano. Magari le mettiamo qua. Sì, guardate che belle. Ci stanno un sacco, guardate che bella. È proprio bella, solo che ce ne vogliono un sacco. Ne ho messe veramente poche. Oh cavolo, ragazzi, li vedete? Stanno arrivando degli indigeni, porca miseria. Puntate, mirate fuoco. Beccati questo maledetto. E quest'altro. Forza ragazzi, tutti insieme, beccati questo maledetto indigeno. Oh cavolo. Ragazzi, non è una buona cosa quella che sta succedendo. Ce n'è un altro là, eh. Ce n'è un altro che arriva. Ci hanno trovato. Però ragazzi, sto morendo di fame, non ce la faccio più. Aspetta, tieni, c'ho qualche ragno, tieni. Grazie. Caramellato, eh. Ragazzi, mirati con la cerbottana, forza. È difficilissimo da usare comunque, eh. Tornatene da dove sei venuto. Vai via. Forza. Ammazzatelo, ragazzi. Bravi. Ragazzi, non è una buona idea comunque, eh. Secondo me tornano più cattivi dopo. È molto probabile, ma che dobbiamo fare? Magari parlarci, non lo so. Cosa facciamo? Di sicuro abbiamo bisogno di più cibo. Ragazzi, devo confessarvi una cosa. Okay. Cosa hai combinato? No, però promettetemi che poi non mi udirete, non mi spingerete dall'isola. No. Preparate le cerbottane, per favore. Okay. Vai. Allora, sono pronto? Io questa mattina non riuscivo a dormire e c'era un indigeno proprio là e l'ho preso un po' in giro, quindi secondo me l'ha detto ai suoi amici. Ok, legatelo. Io lo prendo dalle gambe. Ragazzi, per favore. Al pappagallo, mirate al pappagallo. Io tiro la testa. Lo buttiamo nel mare con gli squali. No, calma, ragazzi, non andiamo fuori di testa, dai. Ci sta a fare un errore, dai. Vi chiedo scusa. Non so perché non mi sembri sincero. Sta anche chiedendo scusa, dai, mi sembra pentito. Allora, è pentito, dai. Ci pensiamo successivamente perché è meglio prepararci a un altro attacco. Esatto. Non stiamo a litigare, infatti. Abbiamo fatto fuori alcuni di loro, ragazzi. Potrebbero essere molto arrabbiati. Ha fatto un solco attorno qua e non... Volevo mettere l'acqua in modo tale che non possono raggiungere casa nostra. È una buona idea, è una bella idea, ma ci attaccano con le cerbottane. Esatto, quello è il problema.
Ma cosa sappiamo, ragazzi, che non ci sono altri mutanti che magari hanno paura dell'acqua? Ma non abbiamo esplorato, cosa ne sappiamo? Magari ci sono gli orsi, qualcosa. Hanno le mutande, non sono mutanti. Hanno le mutande. Ah, ecco, sì. Ok, meno male che c'è Kendall a darci una mano e spiegarci le cose. Perché piuttosto vogliamo parlare dell'inutilità degli scorpioni. Cioè, li mangi e ti fai male e ti viene altra fame. No, ma anche gli scarabei e i ragni. Sì. Passa i ragni. Pasta di ragno. Pasta di ragno. Ma avete notato che non ci sono animali comunque? È strano questa cosa. Perché abbiamo il pollo con noi, quindi non magari servono... si sono mangiati, ragazzi. O forse sono dentro la giungla. Forse gli indigeni li hanno rapiti. Vai a vedere, dai, vai a vedere, Kendall, dai. Ragazzi, vorrei esplorare, ma non possiamo. Un arpione, per gli squali. Magari se lo attacchiamo in quattro. Possiamo farlo? Ci volete provare? Ce n'è uno lì, raga. Ragazzi, carne di squalo, via. 3, 2, 1, vai. Stiamo morendo di fame. È giusto che... Oh, okay, l'abbiamo fatto. Raga, ho sentito qualcosa? Zitti tutti. Ma non c'è la tua carne? È completamente inutile. Cioè, ragazzi, quindi gli squali non danno neanche un filo di carne? No. Abbiamo solo sprecato colpi di cerbottana. Non è che te lo sei rubato tu, Steffo? No, giuro, non ho nulla. Steffo? Magari. No, io neanche, vuoi mangiarli. Ma non credo che li vuoi. Allora io vi ricordo che abbiamo un pappagallo qui, eh? Però Steph, ti dirò, sassi con un po' d'olio, un po' di pepe. Mi devo avvelenare pur di mangiare. Non è possibile. Che roba brutta. Ragazzi? Ragazzi, oh, tornano, ragazzi. Sono tornati? No. Tutti in postazione, Pronti. Vado sopra. Usiamo le mura. Ok. Pronti, con calma. Vai. Con molta calma, fossato, ragazzi. Mi raccomando, con molta calma. Porca miseria. Vieni più indietro. Ho paura. Ma quanti sono? Non ci hanno visto. Sono tre per adesso. Ma sono stupidi. Guardate, sono stupidi. Non insultare Kendall, che già hai fatto un disastro prima. Kendall, prova a parlare la loro lingua. Ragazzi, colpire il primo. Ok. Gli altri. Sto morendo. Ho un'idea. Ok, bravi. Vado dal lato. Meno io, uno. Aia! State attenti. Ci colpiamo tra di noi, ragazzi. Esatto. Mark, secondo me dobbiamo stare tutti nello stesso punto. Okay, state attenti. Siamo attenti. Allora. Scusami, io sono pratico. Ci spara! Riparatevi. Ti proteggo io, Steph. Ho fatto un male incredibile. Ragazzi, mi si è rotta la cerbottana. Pensateci voi. Ok, non te ne do un'altra. Ok, becca di guardo. Vai, colpito. Fatto. Grandi, ragazzi. Sono morti tutti? Ne ho fatti sempre fuori tre all'ultimo, eh. Non vorrei cantare vittoria. Ragazzi, c'è un altro nel fondo. Come c'è un altro? No, ha visto tutto. Torna indietro a dirlo agli altri. Ragazzi, io non ho più cerbottane, ragazzi. Ascoltatemi un attimo. Anch'io. Fidatevi di me. Pusciamoli. Sennò qua continuiamo. Lo prendiamo come prigioniero. Sì, infatti. Non saprei come, ragazzi. Facciamolo fuori prima che parli con gli altri. Via. Ok, prima colpire. Che ne chiami altri. Fatto poi. Fuori? Morto. Ok. Vai a dire al tuo capo quello che hai visto. Io vado a procacciare un po' di legna. Qualcuno va a prendere i sassi. No, dobbiamo prendere un sacco di legna, veramente. Arrivo, ok, vado anch'io a prenderlo. Facciamolo tutti. Viene che andiamo tutti. Esatto, dobbiamo proprio disboscare. Rimanete vicini, che se non lo sapete, ci sono indigeni. Allora, a dopo, ragazzi. Ciao, a dopo. Ok, devo procurarmi della legna sperando che non arrivino degli indigeni. Una larva! Allora, bisogna prenderne un sacco. Bisogna prendere un sacco di legna. Dobbiamo fare queste barricate perché sono arrivati gli indigeni. E sicuramente, ragazzi, arriverà un'altra orda di indigeni perché ci hanno visto. Uno è tornato indietro. Andrà sicuro. Oh, porca miseria! Ce n'è un altro! Sono da solo! È lì! Beccati questo! Cavolo! Ce n'è uno qui, attento, dove? È qua, è lì, lo vogliamo uccidere? Lì, sì, eccolo, vai, aiutami, Kendall, attaccalo, prendilo, porca miseria, fa malissimo, scappa, porca miseria, scappa, torna a casa. Abbiamo bisogno degli altri, aiuto. Tieni, mangia lo scarafaggio, dammi quello scarafaggio, porca miseria, che schifo. Oh cavolo. Mi ho mai visto quanto è forte. È fortissimo, infatti abbiamo fatto male a dividerci, io lo sapevo. Ragazzi, ce n'è uno lì. Aspetta, me la faccio, si è fatto male, toglietegli la spina. È tolta. No. A me mi si è rotta. Ci ha attaccato e ci ha fatto malissimo. Mark, fai attenzione. Era lì. State attenti. Comunque, ragazzi, mentre prendete legna, ditemi, mi metto a fare una coltivazione. Abbiamo troppi problemi con il cibo. È ora che succede? Inizi. Perché io ho preso 22 pezzi di legna in tutto ciò. Tanti, io ne ho 24. Tanti indigeni. Tanti indigeni, sì. Sì. Hanno attaccato lì. Ci hanno attaccato. State attenti. Chi è che ha attaccato? A me, a Kendall. Attenzione. Cosa piazzare? Accidenti.
Basta, allora. Io mi riposo, non ce la faccio più. Questa ma vita se non hai fatto niente. Oh, alzati. No, non hai fatto niente. Fame. Cosa. Ragazzi, ne vedo un altro. Sta guardando Mark. Non farti vedere. No, come? Io sono lontano. E li fermo. Sono così lasciateli stare, lasciateli stare, ragazzi. Lì va bene. Non gli date fastidio. Magari ci stanno solo osservando. Vorranno organizzare il prossimo piano. Ci vogliono distruggere. Sì, ma vorranno appunto organizzare il prossimo piano. No, però Fer, al non mi sembra intelligente. Secondo me dobbiamo eliminare i testimoni. Io dico solo questo. Ah, io non ho più niente, ragazzi. Muoio di fame, non ho serbotane. Ho una mela, c'ho una mela da darti. Aiuto, sete. Un albero ha droppato una mela, sì. Ah. Quella è vera fortuna. Una mela. Chi ha fame, gli dono la mia mela. No, 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 aspetta, dividiamola. Magari in 5 pezzi. La vedo un po' dura. Chi è che sta morendo di fame, quindi? Io. Ma un po' tutti, mi sa. Dai, io la tiro, chi la prende, la prende. No, no, dai, io non sto morendo. Ok, me la tengo allora. Qua c'è un'acqua pronta, la rubo di chiunque sia, ne metto un'altra. Ok, indigeni, volete la guerra? E allora avrete la guerra. Ok, ho preso un sacco di legna, ho 50 tronchi. Devo alzare le barricate, devo alzarle subito. Stiamo facendo un'ottima base comunque, eh? Allora, vediamo, Steph e Fere stanno facendo la farm. Mark è lì? Non vedo Kendall. Ah, è là, ok. Allora, facciamo le barricate. Vediamo, così. Boom, ok, 16. Porca miseria, 50 di legno, solo 16. Ok, alziamo. Oh, porca miseria! Mark, tutto ok? Tutto ok, ragazzi? Hai visto? Mi ha fatto malissimo. State attenti. Per me, ragazzi. Sì, l'ho fatto fuori, l'ho fatto fuori. Tieni. Oh. No, non ho io ho una mela, eh. Va, no, non usiamola, ho degli insetti. Cioè, avevo una mela, volevo dire. No, non ma bella faccia. Avevo fame, cosa devo dire? Ma io ho preso 51 di pietra proprio per farmi regalare la mela. Ah. No, bella faccia cattivissimo qua. No, no, ma che Ho lavorato tantissimo. Adesso te ne droppo un'altra, dai, stai tranquillo. Però venuto una ricompensa. Facciamo uno qua, uno qua. Che tu non stai facendo niente comunque, eh? Ma come non sto facendo niente? Ti sto controllando da prima. Ma fa silenzio, guarda quante cose ho fatto. Ok, ragazzi, abbiamo lavorato tantissimo. Finiamo tutte le cosine, il muro è stato completato. Io direi che per oggi è tutto. Mi raccomando, lasciate un incredibile like perché non so se riusciremo a sopravvivere in quest'isola. Da noi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!